storia di un ragazzo cresciuto troppo di fretta. Ora non c'è più niente al mondo che lo spaventa. Vita di merda, condannato agli orrori. Ha avuto più amore dalla strada che dai genitori. Zaino sulle spalle all'età di 14. Sta sotto i portici, vende buste ai tossici. Comodi con tanti per tanti, lui non è come gli altri. E lo fa per tirare avanti. Niente gioielli, niente collane, niente anelli, niente puttane. Non pensa alle cazzate, vive con la rabbia di chi ha vissuto fino adesso nella gabbia. Uscito dal giro grazie a un'anima buona. Non si è mai trovato bene, circondato dalla droga. Rimbocca le maniche, trova un lavoro, ha una famiglia e fa tutto per loro. È il circolo vizioso della vita. Ti ritrovi in mezzo e no che non c'è via d'uscita. Per quanto puoi provarci, per quanto vuoi riuscirci, lo sai bene che è difficile che vinci. Il circolo vizioso della vita. Ti ritrovi in mezzo e no che non c'è via d'uscita. Per quanto puoi provarci, per quanto vuoi riuscirci, lo sai bene che è difficile che vinci. Impegnato da lavoro straordinari, mettendo da parte i suoi bisogni primari. Torna a casa stanco, con l'umore nero, ma la famiglia è sazia e di questo ne va fiero. La moglie in pensiero, odia l'attesa, far crescere una figlia da sola è un'impresa. L'impresa va male, tutto sta per cambiare, il marito resta a casa, taglia il personale. Pagare le bollette con i risparmi, non è facile vivere senza guadagni. Ogni giorno uno scontro, lo tradisce con un altro al primo incontro. Lui la scopre e vuole farla finita, davanti agli occhi della figlia le toglie la vita. Manette ai polsi, pensa rabbioso a sua figlia nel suo stesso circolo vizioso.